Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un video un po' particolare, un video che avevo già fatto un paio di giorni fa. Ma non riguardava il campionato, ma bensì la Champions League. Perché oggi, signori, cosa andremo uh, a fare? Praticamente, uh, questo Napoli, no, ormai non è più una sorpresa, e da ormai mesi e mesi che gioca un ottimo calcio e che sta conquistando ormai quasi tre punti a, a partita, no. Um, e in questo video, cosa vi andrò a dire? Mm, vi andrò a dire se secondo me il Napoli potrà fare 100 punti oppure no, più di 100, meno di 100 100. Vi andrò a dire um, secondo me quanti punti farà precisi il Napoli in, questo, in questa serie. Ecco. Eh, mi raccomando ragazzi, like e campanella, condividete questo video con tutti i vostri amici e state sempre aggiornati sul mio canale per non perdere alcun video ragazzi, preparatevi perché se tutto va bene mercoledì uscirà un una nuova serie, incentrata cioè, sul calcio, una serie comunque che non ho mai fatto, che secondo me è abbastanza carina però chiaro che può essere anche a volte noiosa se magari non c'è niente, vabbè. Um, però uh, partiamo direttamente uh, con dirvi della statistica che potete tranquillamente trovare anche voi perché il Napoli ha giocato 24 partite vincendo 21 partite pareggiandone 2 perdendone solo una con 58 gol fatti 15 subite una differenza reti di più 43 con 65 punti nelle ultime 5 partite ha vinto E non perde una partita eh, Dalla partita con l'Inter del 4 gennaio Dopo la sosta mondiale Non pareggia una partita dalla partita contro il Lecce Che è, era il 30 agosto eh, Prima aveva pareggiato con la Fretini Insomma numeri mostruosi, mostruosi. Il Napoli questo, mm, Il Napoli veramente è una squadra chi ha trovato il Perché lo sappiamo. Spalletti monta, conta molto sul gruppo. E si è visto. Però il Napoli è da inizio stagione quasi. Che mette sempre gli stessi 11 titolari. Titolare, ovvero. Meret importa. Più o meno. No. A parte magari in Champions League e in altre competizioni. Meret. Uh, Mario 2. Kim. Rachmani. Di Lorenzo. Lobotka. Anghissa. E Zininski. Con Ozyman. Kvarazkelia E... Lo sanno, questo più o meno è l'11 titolare del Napoli, ovvio che qualche volta qualche giocatore viene tolto, però è una squadra che senz'altro ha trovato un'identità ben precisa, un modo ben preciso, ormai il Napoli è una squadra che gioca sempre in gioco il 4-3-3. E adesso cosa vado a fare? Eh, vado a vedere quanto le statistiche della Juventus dei 102 punti. Ecco, eh, sappiamo ormai è stato un record storico della Juventus fare 102 punti in campionato. Allora, vediamo un po', vediamo un po' se è qui, eh, no, non è qui, ma vi andrò veramente a, a vedere, ripeto, delle statistiche e vi andrò a dire la mia opinione, ecco. Ecco qui la Juventus dei 102 punti, con 38 partite giocate, 33 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 80 gol fatti e 23 subiti. Con una differenza di più 57, con vabbè, uh, Tevez, capocannoniere e Pogba, il giocatore che aveva fatto più presenze. Allora, uh, andando a, a vedere appunto questi dati qui, possiamo dedurre che il Napoli uh, ha fatto, cioè per ora ha subito 8 gol in meno, ma perché chiaramente ha giocato 24 partite e ha fatto, uh, 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 ha fatto 20 gol in meno. Eh, a livello di partite, il Napoli per ora ha perso soltanto una partita, ehm, a differenza di Juve che ne aveva perse due. aveva pareggia ha pareggiato per ora due partite, la Juventus ne ha pareggiate tre e ne ha vinte 33, e per ora il Napoli ne ha vinte quello so, ehm, Quella Juventus di appunto, Antonio Conte aveva fatto 100, diciamo, due punti, no? Vi porto anche, cioè, vi faccio vedere anche dei numeri, del Napoli dell'anno scorso è arrivato terzo. Il Napoli uh, l'anno scorso è arrivato terzo con 38 partite giocate, 24 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte con 74 gol realizzati e 31 gol subiti. La miglior difesa del campionato, praticamente con una differenza reti di più 43. Uguale esattamente a quella che è adesso, ma adesso ce li ha praticamente in 24 match. Allora, eh, possiamo notare... Tra il Napoli dell'anno scorso e il Napoli di quest'anno, che okay, è il Napoli, ovviamente. il Napoli dell'anno scorso ha fatto 38 partite, questo ne ha fatto 24, quindi c'è un abisso ecco, eh, di partite ovviamente giocate, però il Napoli dell'anno scorso ne fatto 74, questo Napoli ha fatto 58, mentre il eh, la Juventus di Antonio Conte in totale ne aveva fatto 80. Se il Napoli, tenete conto ovviamente di questo, ne ha fatti 74 arrivando terzo in campionato, ecco, l'anno scorso il Napoli, per ora ne ha fatti 58 no, come tutti ben eh, sappiamo questo Napoli secondo me può fare più gol di quelli che la Juventus ha fatto con Colte se io vi faccio un pronostico sui gol fatti il Napoli se me ne farà 84-85, se no anche di più perché comunque il Napoli cioè, se il Napoli facesse 84 gol... Cioè, gli mancherebbero circa, adesso ne ha 58. Eh, gli mancherebbero 26 reti. Le partite da giocare sono 14, quindi dovresti fare... cioè, quasi due gol a partita, che secondo me è una cosa che il Napoli può tranquillamente fare. Quindi secondo me farà sui 84-85 gol. Ecco il Napoli. Eh, poi, eh, sui gol subiti. Il Napoli ne ha subiti 15. Mentre il Napoli dell'anno scorso ne ha subiti ehm, la bellezza di 31, che è un, ottimo, è un ottimo numero. Io credo che il Napoli, invece, mm, subirà qualche gol in più rispetto al Napoli di Antonio Conte, e ne subirà abbastanza. Secondo me ne subirà. Mm, mancano 14 giornate, sono il Napoli almeno. Mm, ha subito i 15, adesso almeno 10 ne subisce. Secondo me, 10, ma anche 12. Facciamo 12. Secondo me, il Napoli uh, farà 80, uh, 84 gol e ne subirà 27. A mio modo di vedere, quindi eh, la, eh, la differenza sarebbe a vantaggio in questo caso proprio del Napoli di quest'anno. Secondo la mia previsione, il Napoli, al Napoli eh, mancano 14 match da giocare. Se facciamo un calcolo, ovvero 1, eh, forse mancano 13 partite: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, 14. 14 per 3 fa 42. Quindi il Napoli ancora 42 punti di disposizione. 65 più 40 fa eh, 105. Più 2 fa 107. Quindi il al massimo il Napoli può fare 107 punti. Io credo, non credo mai che il Napoli farà 107 punti. Uh, secondo me il Napoli comunque. A livello di sconfitto, secondo me perderà. Secondo me non più di 1 o 2 partite. A livello di pareggi, secondo me il Napoli non pareggerà più di 1 o 2 partite. Cioè, secondo me il Napoli veramente farà mh, veramente un'andata straordinaria. Quindi insomma il Napoli ehm, considerando che comunque ha qualche match comunque importante. Però considerate che ovviamente tutti gli scontri di Al Maradona. E questa cosa è una cosa molto positiva. E che comunque l'unico scontrietto dove, che non ha il Maradona sarà contro la Juventus. insomma il Napoli non farà più di 2-3 sconfitte. Questo secondo me è il mio pensiero. E... Più 2 o più 3 sconfitte eh, facciamo. Eh, bella domanda, raga Probabilmente me, il Napoli perderà due partite. Ho deciso due partite a livello di pareggi. Secondo me ne pareggierà 3 o 4. Questo è il mio pronostico. Eh, quindi, tra 3 o 4, vi dico: 4 vado sul 4. E quindi, secondo questa mia previsione. Visto che la Juventus di Conte ha fatto 102 punti, quindi le sconfitte... Eh, adesso vado a vedere, ma dovrebbero essere sì. Sono pari quelli di Conte. I pareggi, il Napoli ha un pareggio in più. E mentre le vittorie sono... Eh, in questo caso saranno... Aspetta un attimo che vado a darcelo ancora, raga. Cioè... Tutte queste schermate qui, mamma mia. Mentre i pareggi avevo detto 4 pareggi, se non erro. E quindi avrebbe un pareggio in più: quindi avrebbe come dicevo prima un pareggio in più e basta, e una vittoria in meno. Quindi il Napoli, dopo aver fatto tanti calcoli, e dopo che ci ho messo veramente secoli, perché è veramente anche cioè devi, devi fare veramente un miliardo di calcoli, visto che io avevo, avevo detto che il Napoli perderà due partite. Uh, ne pare girar 4 e ne vincerà uh, 32. Contate che alla fine quale numero mi è venuto? Indovinate 100 punti: secondo me il Napoli farà 100 punti in campionato. Questo è il mio pronostico, ma uh, vi dico anche il perché: perché io credo che 102 punti non li farà mai. Ma perché quella Juve lì, secondo me, veramente resterà nella storia. Difficilmente verrà replicata un'impresa del genere. E secondo me Il Napoli non la replicherà, ma ci andrà molto vicino. Questo Napoli è veramente inarrestabile, e veramente ha perso solo una partita. La squadra che ha perso meno partite è la Juventus, insieme a, al Napoli, eh, con comunque. Eh, Uh, però la Juve comunque la pareggiate 5. La 2014 14. Il Napoli la 27 in più della Juventus. E nulla. Questo era secondo me la mia prediction su quanti punti farà il Napoli da qui fino alla fine della stagione. Noi Ci vediamo in un prossimo video. Ah, vi dico uh, se, uh, cioè, quale sarà appunto il prossimo contenuto simile a questo. Infatti, farò quanti punti secondo me riuscirà a fare um, la uh, il Milan ci vediamo in un altro video ciao ragazzi